sia difendere le vittime. 5.000 anni fa sul codice Hammurabi c'era scritto in modo che il più forte non possa sopraffare il più debole. Invece è incredibile che la sinistra oggi ci propina anche l'idea che il più ricco può sopraffare il più debole pagando e liberandosi senza neanche il consenso della vittima o dei parenti delle conseguenze giuste e penali della sua condotta. Quindi assolutamente da respingere, non soltanto nel merito giuridico, anche proprio sul piano culturale. La dimostrazione che volete smantellare la sicurezza, non vi interessa nulla delle vittime, non vi interessa nulla dei più poveri, dei più deboli. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Sannicandro, ne ha facoltà. Sì, credo che non ci sia bisogno di molte parole per denunciare come dire, la inciviltà di questa norma. È stato già ben spiegato, quindi non aggiungerò molto di mio. È evidente che c'è un ribaltamento dei principi fondativi del diritto penale. Si chiede la punizione e si chiede la punizione, in questo caso, da parte di persone che ritengono che questa dichiarazione di illegittimità del comportamento di qualcuno sia dichiarata. Non ha nulla a che vedere la questione economica. Io posso proporre una querela perché sono stato diffamato, ma senza pensare a un ristoro economico, soltanto perché voglio che sia dichiarato che quel tale si è reso responsabile di diffamazione a mio carico. Ora, è evidente che c'è una sorta anche sottinteso, un profilo di classista alla rovescio. È stato espresso bene dal collega Ferraresi con quella espressione: ti ho umiliato, ti ho offeso e adesso ti pago. E quindi con questo pagamento mi sono lavato la coscienza e ti ho anche ulteriormente umiliato. Ora, questo non può essere tollerato. Ora, è evidente che noi siamo culturalmente d'accordo sul fatto che vengano eventualmente esplorate e introdotti nel nostro codice penale delle misure riparatorie, ma queste non possono essere in danno delle vittime del reato. Grazie, non ho altri iscritti. Prego, onorevole Sisto. Grazie Presidente. Io credo che nel momento in cui si affronta il tema della sanzione penale bisogna percepire che ormai vi sono delle condotte che possono, ad avviso di chi vi parla, ma anche della Corte Costituzionale, meritare un trattamento diverso. Allora, quando l'articolo 27 dà la possibilità al legislatore di individuare le pene, prevede anche la possibilità, in una logica moderna della determinazione della pena, per determinati reati, tant'è che la norma che si chiede di votare è una norma che fa chiaramente riferimento soltanto a reati procedibili a querela e rammenterò al sempre puntuale collega Sannicandro che il diritto soggettivo di punire è in capo allo Stato, non certamente in capo al cittadino che propone querela. Cioè il cittadino che propone querela non ha titolo a esercitare il diritto soggettivo di punire nei confronti del cittadino, è un diritto che spetta soltanto allo Stato. Da questo punto di vista a me sembra ragionevole per uno snellimento degli affari giudiziari che chi, per esempio, abbia soltanto offeso un altro cittadino possa offrire una somma e se la somma è integralmente riparatoria del danno, questo possa garantire la non punibilità in sede penale. In altri termini, non tutte le offese meritano una pena.